Come indicato dalla Comunità Europea, è importante porsi l'obiettivo di rafforzare e riscattare il settore manifatturiero che ha vissuto anni di decrescita costante e l'obiettivo del 20% è un obiettivo secondo noi alla portata, soprattutto del nostro paese che, ricordiamocelo, è il secondo paese manifatturiero europeo dopo la Germania. È importante perché il settore manifatturiero ad alta intensità di lavoro dà stabilità al tessuto sociale e soprattutto favorisce la crescita civile delle nostre comunità. Per quanto riguarda le riformulazioni, noi le accettiamo, mi rivolgo al Governo, e accettiamo anche una che ritenevamo importante, che era quella relativa agli istituti di credito, però almeno con una raccomandazione, che è quella di attuare. Mi sto rivolgendo al Governo. No, accettiamo la riformulazione anche relativa agli istituti di credito con una raccomandazione, almeno orale, di attuare qualsiasi iniziativa che sia volta a interrompere l'atteggiamento prociclico delle banche che tendono a creare bolle nei momenti di crescita, anche slegate dalla consistenza dell'economia reale, e a deprimere oltre misura l'economia nei momenti di recessione. Quindi accettiamo la riformulazione, però attenzione particolare a questo settore perché rischi appunto di bloccare qualsiasi iniziativa di ripresa o comunque di rallentarla. Per quanto riguarda gli altri punti, diciamo, i nostri si sovrappongono e possono essere analoghi a quelli delle altre mozioni e quindi non sto qui a ripeterli. Sottolineo invece due punti che caratterizzano la nostra dimozione, ed in particolare quella che prevede il contrasto deciso al dumping da parte di altri paesi, soprattutto di paesi in via di sviluppo, che concorrono con le nostre imprese in maniera abbastanza aggressiva e con mezzi difficilmente tollerabili nella nostra società, e ci riferiamo in particolare al dumping sociale, al dumping ambientale attuato da questi paesi, che vorremmo contrastare anche prevedendo forme di dazio in varie misure da studiare. E la seconda che vogliamo sottolineare e che ci distingue un po' dalle altre mozioni è quella di promuovere azioni che armonizzino il nostro sistema fiscale con quello dei paesi, soprattutto con quello dei paesi confinanti. E faccio due esempi, diciamo minimi, tralasciando quello che è il delta che ci separa dalla Germania, ad esempio, che ha 22 punti di imposizione fiscale sull'impresa inferiori a quelle italiane. Quindi noi ci troviamo a concorrere con paesi più forti economicamente, che hanno anche un sistema fiscale molto più favorevole. Ma faccio anche due esempi più banali che riguardano soprattutto le zone di confine, per esempio quello del limite dei 1.000 euro di contanti o quello che riguarda lo spesometro e la segnalazione degli acquisti che superano il livello dei 3.600 euro. Questi, pur essendo sottoscrivibili dal punto di vista teorico, perdono completamente la loro efficacia e diventano anzi controproducenti per il nostro PIL, quando non sono in linea con quanto praticato dai nostri paesi confinanti. Abbiamo esempi quotidiani di aziende che spostano, chiudono le loro attività, magari aziende multinazionali che operano nel settore del lusso e che spostano i loro negozi, le loro attività anche di un certo rilievo nei paesi confinanti proprio per non sottostare a queste forme che, pur appunto, pur essendo condivisibili, disincentivano un certo tipo di spesa, un certo tipo di acquisti. Anzi, sarà nostra cura preparare un dossier e una mozione a questo riguardo che preveda la sospensione di queste norme fiscali nel momento in cui sono in netto contrasto e ci penalizzano rispetto ai nostri paesi confinanti. Detto questo, ovviamente noi siamo a favore. Se anche il gruppo di SEL accetterà le vostre riformulazioni, voteremo senza problemi a favore di tutte e quattro le mozioni e anticipo che voteremo a favore di qualsiasi iniziativa che questo governo o questo Parlamento attuerà, che vada nella direzione di incentivare il settore manifatturiero, ma in generale che ponga al centro della nostra attenzione l'impresa e chi ci lavora.
perché a questo importante patrimonio che abbiamo in Italia e che rischiamo definitivamente di perdere se non agiamo in maniera decisa e urgente, a questo patrimonio noi affidiamo le nostre residue speranze di crescita e di riscatto.